I nostri tutorial consentono di semplificare l'uso dei prodotti Almot illustrando passo dopo passo le procedure del funzionamento. Programmare altri trasmettitori da remoto è semplice. Dopo aver alimentato la centrale, premere e mantenere premuto il forellino che si trova dietro al trasmettitore master già memorizzato. Noteremo che il motore eseguirà due brevi manovre contrapposte. Lasciare il tasto nascosto del trasmettitore. Entro pochi secondi, premere il tasto stop del trasmettitore che si intende memorizzare. Nel caso del modello 776W, premere due volte il tasto di salita. A confermare l'operazione, il motore eseguirà due brevi manovre contrapposte, seguite dal seguente suono. Almot, sempre al servizio del cliente.